Inazuma, Lampi, di Hayashi Fumiko, a cura di Paola Scrolavezza. Capitolo 29. Quando Kyoko tornò alla pensione di Okubo con le forbici ancora in mano, vicino al ponte incontrò di nuovo Kunimune, in compagnia del cane bianco. Sotto la luna piena, il boschetto di peschi, il fiume, il ponte brillavano come bagnati. L'odore del proprio corpo, marcio di sudore, la faceva sentire a disagio. Ma si rivolse comunque a Kunimune. Fa una passeggiata? Non è proprio una passeggiata, è che qui mi piace. In effetti di giorno non è granché, ma la sera questa zona è proprio bella. Il viso di Kunimune, rivolto alla luna, splendeva come se fosse stato ripulito dal suo grasso. Il vento del sud faceva gemere i peschi e i cespugli di paulonia e portava con sé il loro profumo che ricordava l'aroma del tè. Cosa ne dice? Perché non viene da me? Ho dei meloni in fresco. Ma... meloni? Dovrebbero essere buoni, li ho comprati dalla fruttivendola qui sul vicolo. La prego, venga. Beh, grazie. Kyoko procedeva lenta alle spalle di Kunimune e intanto guardava giù, verso la superficie dell'acqua illuminata dalla luna. Questa si rifletteva nel fiumiciattolo, piccolo come un canale di scolo, e dal lungo fiume si levava il canto chiassoso degli insetti d'autunno. Kunimune entrò dalla porta del giardino e prese due o tre meloni bagnati dalla cucina, li portò sulla veranda. Il cane bianco correva avanti e indietro, scodinzolando. Kyoko avrebbe voluto passare da casa a rinfrescarsi il viso e a cambiarsi lo yukata, ma poi si sedette sulla veranda di Kunimune così com'era. La calura del giorno non si era ancora spenta del tutto e la veranda coperta di polvere non si era ancora rinfrescata. Si soffoca per il caldo, vero? La sua stanza com'è? Il riverbero del tetto è tanto? Sì, però io sopporto bene l'afa. Lei è di Tokyo? Sì, perché? Il suo accento è così chiaro e limpido. E a chi è originario di Tokyo non serve a niente. I suoi genitori ci sono ancora? Sì, ma non vivo più con loro. La cosa importante è che siano in buona salute. Kunimune le porse un coltello e la invitò a sbucciare e mangiare il melone. La luce in soggiorno era spenta e i raggi della luna filtravano nella veranda. Era bello, sembrava di essere sulla riva del mare. Kunimune non aveva verso Kyoko l'atteggiamento freddo che molti avevano di fronte a una persona minorata. La guardava dritto in faccia mentre le parlava. La ragazza all'improvviso sentì che poteva farsi un amico dell'altro sesso, un rapporto che poteva svilupparsi. Consapevole. Finalmente una speranza viva. Una distesa senza limiti e confini si allargava silenziosa davanti a lei. Quando finì di mangiare il melone, Kunimune si stese sul tatami. Lei ha veramente dei begli occhi. Fra i suoi parenti da parte di madre o di padre c'è qualcuno della zona del Mar del Giappone? Kyoko, sentendosi rivolgere la parola a proposito del proprio aspetto, si rabbuiò e continuò a mangiare il melone in silenzio. La dolcezza del frutto a cui la sua sensazione di pena e le si affacciò alla mente la misera immagine di Osse, così come l'aveva lasciata
nella cucina buia. Lei quanti fratelli ha? Kunimune rispose che aveva solo una sorella più piccola, che frequentava la scuola superiore femminile. I genitori e la sorella riponevano in lui, così inetto, la propria fiducia e pensavano che fosse il ragazzo più promettente del mondo. La famiglia è proprio una cosa meravigliosa. Quelli che non mi piacciono sono gli estranei, che non credono neanche un po' nel mio talento. Ma lei di dov'è? Io? Io sono del Kishu, di Wakayama. Ah, Wakayama, la terra dei mandarini. I raggi della luna arrivavano ormai a lambire i piedi del pianoforte e un uccello attraversò il cielo, levando un grido stridulo. L'aria della notte era limpida per l'avvicinarsi dell'autunno e a Kyoko sembrava che spazzasse via le cose brutte, come la lite con la madre. In lontananza si sentì il segnale orario della radio. Quando Kyoko si alzò, scusandosi perché per lei era l'ora di rientrare, Kunimune la invitò a tornare a trovarlo qualche volta e le tese le mani come per dire: siamo amici. La ragazza, una volta rientrata, si lavò il corpo con l'acqua fredda e per un po' rimase fuori dalla zanzariera a prendere il fresco. Kyoko! Kyoko! Una voce la chiamava dal vicolo. Si infilò lo yukata e guardò giù dalla finestra. Toh! Sei tu, Mitsuko! Sono venuta anche prima, verso sera, ma non c'eri. Aspetta che scendo ad aprirti! Quando Kyoko arrivò di sotto, Mitsuko, tutta sudata, ferma davanti alla grata, aveva l'aria sfinita ed era deperita. Una volta salite al piano superiore, Kyoko tolse subito la zanzariera e fece sedere la sorella al fresco vicino alla finestra. Questa rivolse il viso verso la luna, poi si accasciò sul davanzale, singhiozzando come una bambina. Cos'è successo? Ho saputo che sei andata da Zabu. Kyoko riempì un catino d'acqua fredda e lo posò sul davanzale insieme a un asciugamano. Guardava Mitsuko che piangeva e all'improvviso il cuore le traboccò d'amore per quella donna infelice, sua sorella. Non poteva essere dura con lei come con Ose e con Nuiko. Probabilmente era il fatto di avere lo stesso padre che le avvicinava. E Kyoko sentiva di avere solo con lei un legame di sangue che la inteneriva. Sarebbe stato meglio che fossi venuta prima. Dove sei stata? In giro? Volevo morire. Davvero. Non ho nessun rimpianto per la casa di Kanda. In un modo o nell'altro, per una donna, vivere da sola è solo fonte di dispiaceri. Dei soldi dell'assicurazione non mi resta più nulla e non sopporto l'idea che la mia vita da oggi in poi dipenda da Tsunakichi. A parte che noi come ucciderebbe con una fattura. Ma Tsunakichi cosa ti ha fatto? Niente. Niente. No, qualcosa deve essere successo. Quello Tsunakichi sembra un gorilla. Tu per lui sei solo una facile preda. Perché mostrarsi generosi con un uomo così? Eppure piace a tutte e due, a Nuiko e a te, sicuro. Ma no! Le cose non stanno così, sono completamente diverse. Tu non ti sei mai sposata e quindi non puoi capire i miei sentimenti. Kyoko si stese a pancia in giù, sul letto con la sgradevole sensazione che le aleggiasse ancora sulla punta della lingua, l'odore ributtante di sudore maschile della pelle di Tsunakichi, come quando l'aveva morso sulla guancia. Senti, Kyoko, io piuttosto preferisco raggiungere Kasuke in Manciuria. Mi pare che il posto si chiami Kuonka. Potrei andare a lavorare laggiù. Tanto è come se fossi morta. Che male ci sarebbe? Non è che ci sarebbe qualcosa di male, ma tu sei così fragile.
staresti bene. Ma sì che starei bene. Quella che mi preoccupa è la mamma. La mamma? Quella basta che ci sia Nuiko. Oggi sono andata a Kanda e abbiamo finito per litigare. Non devi litigare con lei, è anziana ormai. Anche se le cose che dici sono giuste, non risolvi più niente, no? Poveretta, non fai che darle il tormento. Com'è che sei diventata così timorosa ultimamente? Io, quando vedo la mamma, non riesco a non arrabbiarmi. Sei andata da Zabu, hai detto. Il papà c'era? No, era andato a pescare. Ho detto a Okume che volevo fare un viaggio e mi ha dato 10 yen. Ieri sera dove hai dormito? Ieri sera? Ah, quasi volevo fermarmi ad Azabu, ma è uno strazio ascoltare le lamentere di Okume. Ho cercato un albergo a Ueno e ho pernottato lì. È così che mi è venuta l'idea di raggiungere Kasuke. E lo farò costi quel che costi. Sei libera di andare in Manciuria quando vuoi, ma pensaci bene prima. Kuonka è davvero in capo al mondo. Se vai in un posto così non ti sarà tanto facile ritornare a casa. Io ho parlato con papà della mia idea di riprendere la scuola, magari ai corsi serali. Mi impegnerò nello studio e poi mi troverò un lavoro serio, visto che detesto il commercio con tutte le mie forze. Oggi mi sono sentita dire da Nuiko che non vuole più vedere una minorata come me. Mai più. Non so perché, ma avevo l'impressione di essere io la sorella maggiore. Poi per finire mi ha lanciato contro un paio di forbici. Guarda, queste qui. Prese le forbici dalla scrivania e le mostrò a Mitsuko, che l'ascoltava sconvolta. Ma perché quella donna sarà così egoista? Si dice che suo padre è un gran bevitore, sarà per quello. Fin da piccola le piacevano gli uomini e con i suoi modi da sgualdrina, anche se camuffati, chissà quante volte avrà fatto piangere la mamma. Le porte a vetri della casa di Kunimune si chiusero rumorosamente. Kyoko guardò in direzione di quel frastuono e dentro di sé sorrise. A lasciar fare la mamma vorrebbe che noi tre sorelle vivessimo tutte insieme, ma non è proprio possibile. Vedrai però, io riuscirò a piegarla. Da oggi in poi avremo la madre che abbiamo sempre desiderato. La luna che prima brillava a un certo punto era stata nascosta dalle nuvole, mentre il vento da sud-ovest si era fatto sempre più forte. Mitsuko si sciolse l'obi e lo arrotolò ben stretto. Tu sei ancora giovane, Kyoko, e puoi permetterti desideri come questi. Ma la mamma è di un'altra generazione e la sua mentalità è completamente diversa. Credo che prima di metterci al mondo abbia dovuto affrontare molte difficoltà e non mi sento di biasimarla. Piuttosto, se davvero hai intenzione di studiare, qualunque cosa tu decida di fare ti aiuterò. Prima di volerne alla mamma, bisognerebbe prendersela col papà. Io, nei confronti degli uomini, mi sento più forte. Tu, Kyoko, non sei ancora sposata, per cui biasimi la mamma. Ma io non posso farlo. Oh, basta per carità. Andrà tutto in rovina. In rovina e in pezzi. E io non metterò più piede in quella casa. L'orologio al piano di sotto batté l'una. Le due donne si erano coricate sotto la zanzariera, ma Kyoko aveva la sensazione che non sarebbe riuscita a dormire a causa del fragore del vento che soffiava con violenza e dei lampi che illuminavano i vetri con la loro debole luce. I rami dei pioppi davanti alla finestra si agitavano a ogni folata. A un certo punto cominciò a piovere. Il rumore della pioggia che scrosciava lungo la grondaia le rimbombava nelle orecchie. La calura del giorno rimasta imprigionata nei tatami e l'afa soffocante della stanza chiusa erano insopportabili e Kyoko non riusciva a posare il ventaglio nemmeno per un minuto. Però Tsunakichi sembra davvero innamorato di te, Kyoko. Mitsuko si era rigirata nel letto per parlare.
Kyoko non rispose. Dice che vuole sposarti. Una volta aveva una tua foto nel portafoglio, sai. Dice che gli piaci veramente perché sei una persona di sani principi. Magari è sincero. Il solo pensiero mi dà la nausea. Che schifo! Però è un uomo che, a parte tutto, nel lavoro ha successo. Sembra uno su cui non ci si può contare e invece ci si può affidare a lui a occhi chiusi. Anche per noi cos'era stato così? E per te com'è? Io piuttosto che sposare un uomo del genere preferisco passare il resto dei miei giorni alla Madeira. Sarò anche una minorata, ma non voglio sposare un uomo così. Ho tante cose a cui pensare io. Non so ancora che strada prenderò, cosa sarà veramente meglio fare. Ma quello che è certo è che voglio vivere con molta più dignità. A proposito, non potresti darmi una mano a convincere papà a pagarmi le tasse scolastiche? Sarebbe meglio parlargli quando non c'è Okume. Però dopo, cosa farai? Cosa farò, dici? Per adesso mi basta studiare. Voglio lasciarmi alle spalle tutte le lordure e le porcherie. Voglio dimenticarmi di avere un volto così. Posso anche ripetermi che non è una cosa importante, ma come mi ha detto Noiko, in realtà io non sono normale e ci soffro. Soffro in modo intollerabile. E la mamma poi è odiosa. Vorrei che qualcuno mi capisse. Kyoko pensò al sentimento d'amore appena accennato che provava per Kunimune e calde lacrime presero a scendere senza sosta dai suoi occhi. In lontananza si sentivano i tuoni. Ogni tanto un lampo improvviso illuminava la stanza di blu. Avrei preferito essere nata morta o non nascere affatto. Noiko, tu non potete capire i miei veri sentimenti. Dite che mi volete proteggere perché sono così, però nel modo in cui si protegge un cane o un gatto. Non mi lasciate nessuna speranza. Almeno con lo studio voglio dimenticare. Chi è che mi ha fatto nascere così? Perché non potessi avere nemmeno un matrimonio normale? Si era messo a piovere forte. La pioggia sembrava penetrare fino nelle viscere della terra. Avvolgeva il tetto con la sua violenza ed entrava a spruzzi da uno spiraio della porta a vetri. La zanzariera si gonfiava seguendo la direzione del vento. L'acqua cominciava a filtrare anche in corridoio. Kyoko si alzò e andò alla finestra a guardare i tetti sotto quel violento acquazzone. Una cortina lattiginosa compatta. La casa di Kunimune dormiva tranquilla sotto la pioggia. Nel cielo scuro, uno, due lampi bianchi passarono nello spazio di un istante. Lontani.